Pace a voi e l'augurio che vorremmo vivere costantemente nella nostra vita, che ci aggredisce giorno per giorno attraverso le problematiche che sono suscitate da tutti coloro che non vivono per lo più la presenza del Signore, quella viva, reale, di Cristo crocifisso e risorto. Perché anche nella Chiesa possiamo dire di credere, ma non testimoniamo l'amore. Magari riusciamo anche a truccare l'egoismo con l'amore, quell'amore finalizzato ai propri desideri, aspettative, al proprio tornaconto, non quell'amore che si lascia crocifiggere e manifestare attraverso i segni della fede e i segni della salvezza. L'acqua e il sangue, la Chiesa e la salvezza, la redenzione, dal costato di Cristo o dal fianco di Cristo, che dovrebbe essere il rifugio dei peccatori, cioè noi, se riusciamo a prendere atto e consapevolezza delle nostre fragilità, non possiamo non cercare il Signore e non possiamo non farci largo attraverso la ferita ed entrare nel cuore di chi si è incarnato per portarci la misericordia del Padre. Oggi è la giornata mondiale della Divina Misericordia. Che cos'è? La tenerezza della pace, dell'amore, del perdono, del Padre che si è rivelato nel Figlio e che ci infervora attraverso il fuoco dello Spirito Santo. Cari fratelli e sorelle, noi a volte siamo troppo interessati a governare le nostre ragioni. Ma se noi facessimo un opportuno ed evangelico discernimento, troveremmo che una è la vera ragione della vita, quella dell'amore. Un amore vero, un amore che si fa carne e sangue, cioè che si dona agli altri, come Cristo si è dato a noi. E come il Padre ci ha rivelato questo dono incommensurabile nella persona del Figlio, che noi celebriamo anche questa sera, nel dono della parola e nel dono dell'Eucaristia. La parola, sappiamo tutti che è lanterna dei passi e luce del cammino. La parola, che se accompagnata dall'invocazione dello Spirito Santo da parte nostra si apre a noi in cieli nuovi e terra nuova e ci fa vedere come veramente è bello vivere guidati dalla parola, perché siamo sicuri, perché ci dà tranquillità, ci dà pace. Cosa dice Gesù? Gesù è parola di Dio. Gesù è quella parola che si fa carne e sangue, cioè quella che noi proclamiamo. È Gesù stesso che proclamiamo. Pace a voi. Abbiamo bisogno di pace. Abbiamo bisogno di serenità. Quella pace che ci fa sentire belli fratelli e belle sorelle. Quella pace che ci apre gli occhi e ci fa liberare finalmente, facendolo fuggire, quell'egoismo che ci porta tristezza, che ci porta invidia, gelosia, maldicenza, che ci porta turbamento. Ecco, cari fratelli e sorelle, che cosa noi dobbiamo fare? Allontanare tutto ciò che rende complicata la nostra vita a causa di tutte le contese umane che vanno poi ad inficiare la serenità dello spirito se non riusciamo noi ad accoglierle per purificarle con la grazia del Signore, con la preghiera, con l'Eucaristia.
con la testimonianza della carità. Didimo è un esempio, mirabile da una parte, edificante dall'altra, perché la provvidenza di Dio. Gli apostoli erano seragliati perché naturalmente erano preoccupati, avevano paura sicuramente di imbattersi con le sfide del mondo dopo la morte e la crocifissione e dopo che avevano trovato la tomba vuota. Ma il Signore sa come riaccendere il cuore, come riaccendere la vita e come far muovere i passi. Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Gesù ha fiducia di noi. Se dovesse pesarci come noi siamo abituati a pesare gli altri, facendo calare la sale cinesca della non fiducia e dichiarandoci delusi, amareggiati, eccetera, noi non andremmo da nessuna parte. Ma il Signore vuole fidarsi di noi. Sa che noi siamo fragili, sa che noi lo tradiremo, ma è sempre lì, pronto ad allungare la mano per risollevarci, pronti a ricevere ancora l'incoraggiamento ad andare dove Lui ci vuole mandare, e cioè dove non va se non l'odio, l'usurpazione dei beni, le ruberie, gli omicidi, le violenze, le schiavitù. Tu quando vai devi portare il tuo amore con il bastone, perché possa tu aiutarti quando sei stanco, e senza bisacce, perché tu non possa prendere nulla dagli altri, ma solo dare la tua vita. E Tommaso, se io non metto il dito nei chiodi, nel segno dei chiodi, se io non metto la mano nel fianco, ma quando l'ho visto si è reso conto che aveva davanti non un fantasma, ma Cristo in persona, entrata a porte chiuse. E allora è lì che lui riconosce, dopo aver sentito anche la sua voce, mio Signore e mio Dio. Fratelli e sorelle, anche noi, se vogliamo, incontriamo Gesù nelle ferite dei poveri, negli squarciati dei cuori della gente indigente che è costretta a fuggire o che vive in un disagio di emarginazione estremo, che subisce ingiustizie che davvero ci vuole una grande fede, una grande pazienza per sopportarle. È lì che ci manda, e ci manda con l'unguento della carità e il vino della speranza. Ci manda per essere bastone e portare la luce di Cristo che vive in noi. Mettiamo le mani, guardiamo i segni, ma ascoltiamo anche la voce di chi ha bisogno, perché è Cristo che parla ed è Cristo che si rivela. E noi portiamo con Cristo la bellezza della rinascita e della risurrezione.